Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che da Occhetto, ma devo passare da Marianna Aprile. E siccome ogni giorno la sua polemica, oggi arriva dal Parlamento europeo e dal voto che c'è stato che riguarda Fratelli d'Italia. Il voto, eccolo qui, relazione sul rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione Europea. A questo voto Fratelli d'Italia ha dato parere negativo e questa è la nota con cui viene motivato. Ricordiamo Ungheria, Orbán, che fa parte del PPE, non del Partito dei Conservatori, però è stato considerato e molto osannato anche da una certa parte politica, dal centrodestra. La relazione si basa su opinioni soggettive, affermazioni politicamente distorte, come in alcuni punti nei quali solleva casi che sono stati risolti molto tempo fa dagli organi competenti, che riguardano questioni che sono di esclusiva competenza degli Stati membri, oltre ai fondi del PNRR. Su questo c'è già polemica perché viene letta come un tentativo da parte di Fratelli d'Italia di fiancheggiare Orbán da parte del Partito Democratico. E qui, diciamo, ritorniamo, Marianna, a quel dubbio, no? La Meloni è draghina a giorni alterni? Beh, Giorgia Meloni sta conducendo la campagna elettorale quasi perfetta, perché insomma scivoloni ce ne sono stati, ma è stata molto abile a rimettersi in sella. Addirittura in un caso, il caso delle devianze famoso, si è rimessa in sella addirittura volgendo in positivo lo scivolone. Quindi su questo, diciamo, per quanto riguarda il posizionamento della comunicazione, insomma c'è poco da, pochi rilievi da fare. Non c'è dubbio, però ricordiamoci sempre che è appunto comunicazione e che il gioco è molto scoperto. C'è un doppio binario, il binario rassicurante della, l'abbiamo sentito prima nell'intervista di Sappino a Del Mastro, no? La Meloni garante della posizione atlantista e quindi in qualche modo garante anche delle eventuali bizze di Matteo Salvini in un futuribile governo di centrodestra. Quindi da un lato c'è questa la necessità di mostrarsi in questa veste, dall'altra però se è riuscita a passare dal 4% alle cifre degli ultimi sondaggi che abbiamo potuto citare è perché riesce a parlare a una certa parte del paese che quelle posizioni lì, quelle portate avanti dal governo di Orbán e molte altre, che non sono esattamente atlantiste, rassicuranti, europeiste, ma sono al contrario in alcuni casi oscurantiste. Ricordiamo la notizia di ieri sull'Ungheria, no? Le donne che decidono di abortire saranno costrette ad ascoltare prima il battito del cuore e del feto. Sì, sì. Tanto per, come dire, no? Per rimanere, per dare l'idea del contesto con cui si ha a che fare. Ma se Giorgia Meloni è riuscita a crescere così tanto in così poco tempo è perché è riuscita anche a intercettare quelle istanze. Quindi ogni tanto, specie in Europa, perché poi le cose che avvengono in Europa, nel Parlamento europeo, in Italia arrivano vattate, nessuno si informa mai bene, non fanno quasi mai titolo, lo fanno adesso perché siamo in campagna elettorale, altrimenti questa cosa probabilmente non sarebbe neanche venuta fuori, non sarebbe stata, diciamo, sì, veicolata. Ha necessità di, appunto, di occhieggiare a quelle stanze lì, perché altrimenti l'elettore di centrodestra vero, quello che magari storce pure il naso quando vede la Giorgia Meloni atlantista e di governo e consigliata da Draghi e tutto il resto, quello lì poi non la vota. Quindi è un continuo dosare. Cioè è per lei necessario tenere comunque d'occhio il suo elettorato storico, ma anche rassicurare l'Europa per darci a due problemi di consenso. Sintesi. Quello dell'elettore e quello delle istituzioni. Le modalità con cui cerca di raggiungere uno non sono quelle con cui cerca di raggiungere l'altro. Quindi no, e tra l'altro, siccome anche si va a prendere gli elettori di Salvini, poi c'è pure il tema di come andarsi a prendere gli elettori di Salvini, ma questo lo vediamo dopo la pubblicità e torno da tutti gli ospiti.